Oggi mi trovo a fare acrobazie nel vuoto. E naturalmente le vertigini si fanno sentire. Nonostante sia un gioco, sento le vertigini. Vorrei sapere chi cacchio me lo sta facendo fare di costruire questa ala del castello. Beh, visto che ci sono solo io in gioco, credo proprio che spetti a me. Sia chiaro che non mi farò vedere tutta la costruzione a normale velocità, sennò questo video diventerà lungo quanto Titanic. Quindi a un certo punto penso proprio che stopperò la velocità normale. Andrò più veloce e partirà il commentary e non più in live. Buona fortuna avere l'audio del gioco e l'audio del parlato su due canali differenti, così si possono modificare senza problemi. Sono quasi arrivato a tre quarti del contorno. Per cui, da adesso in poi, credo proprio che partirà un po' di velocità. Ora. Devo ammettere che mi sono divertito a fare questa costruzione aerea. Riguardandolo adesso, se non ci fosse stato il tasto Shift, penso proprio che mi sarei fatto dei voli dindarici. Comunque, è stata interessante come esperienza. Anche se ho sbagliato alcune cose che ho dovuto correggere man mano che andavo avanti. Tipo le proporzioni. Beh, almeno è tutta esperienza guadagnata per quando dovrò fare la stessa cosa dall'altro lato. Se tutto va bene, escerà fuori un tridente. Penso. Allora, quasi finito di ultimare la piattaforma. Adesso sto cercando di trovare la diorita e il centro, presumo che lo potrei fare di granito, in questo modo da dare una valenza cromatica a tutto. Mi dispiace solo che non riesco a recuperare tutti i pezzi di andesite che sto togliendo, ma quando si fanno lavori del genere ad alta quota, non sempre si può recuperare tutto, per cui qualcosa si perde. Sacrifici necessari per procedere. Ok, ora levo quest'ultimo blocco. E poi il centro lo faccio di granito. Meno male che a differenza della Sfax pure di Big Huff, il granito ha un aspetto più simile al marmo. Infatti i blocchi di andesite, diorite di granito con questa texture pack, devo ammettere che sembrano blocchi di marmo. Quindi viene un bel effetto visivo. E adesso completiamo il ciclo. Penso che il centro lo farò con dei blocchi di vetro rosso. Un blocco di vetro trasparente per il fondo. Adesso devo costruire le pareti intorno.
la farò di andesite, perché è il materiale che ho più in abbondanza. Ora devo completare anche il bordo della finestra. Ecco fatto. Questa parte, visto che è un po' lunghetta, la flasciamo. Adesso mi tocca incominciare a mettere i vetri. Ora non voglio fare una vetrata tutta collegata, la voglio fare stile cattedrale. Vaffanculo. Come sprecare pezzi di vetro? Sta incominciando a calare il sole e a sorgere la luna. E la piattaforma sta diventando un po' buia. Non vorrei che arrivassero ospiti non graditi. Forse è il caso di mettere qualche torcia. Così dovrei impedire a ospiti non graditi di venire a fare visita. E dovrò fare anche delle porte, per maggiore sicurezza, da isolare queste stanze dal resto dell'edificio. Non la fa troppo bassa, quindi penso che la farò a 2 livelli di finestra. Basta prendere il tempo e il gioco è fatto. Sto diventando abbastanza brava a fare questi lavori, eh? Mi congratulo con me stesso. Coglione con me stesso. Ok, mi serve altro vetro. Fatto, pannelli rossi fatti al volo. E adesso facciamo il corridoio. Sto venendo su una bella struttura, eh? E adesso completiamo il tetto con altri vetri. Voilà! Finalmente ho ottenuto un bel effetto. Il delirio sarà fare la copertura. Questo non mi piace. Così è decisamente meglio. E vai di andesite anche per l'accompagnamento del ponte sospeso. Ci metto qua al centro. Per il momento ci metterò dei blocchi di vetro trasparente. Magari in futuro li farò di qualche altro colore. E per completare un po' di andesito per tappare il tutto. Meglio altro. E adesso una bella torcia. Dovrebbe. Sì, l'effetto è molto d'impatto. Ok, io mi fermo.